Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Sport Inside. Questa sera, prima di iniziare a parlare come consuetudine di tutti gli sport e del calcio, soprattutto che ci riguarda più da vicino, vogliamo insieme al presidente e ai giocatori del Casalbordino che sono qui come primi ospiti, ricordare un ragazzo che giocava nel Lanciano, Lorenzo Costantini, e che purtroppo, nonostante le cure in America e quindi i fondi raccolti per aiutare la famiglia, non ce l'ha fatta a superare la malattia, una forma rara di leucemia con cui combatteva da diversi anni. Quindi le nostre condoglianze vanno alla famiglia di questo ragazzo, penso un pensiero lo possano rivolgere anche dei giovani e il presidente stesso del Casalbordino. Sì, tra l'altro anche noi a Casalbordino avevamo organizzato una cosa per un torneo proprio per raccogliere fondi, quindi noi tutti ci stringiamo a cordoglio. A cordoglio della famiglia. Ci dispiace veramente un ragazzo così giovane e talentuoso che va via. È brutto, infatti, lo chiediamo, ci vuoi presentare il ragazzo? Sì. E questa sera è qui con noi del Gianco Nicola, il giocatore. Lui è anche giovanissimo. Giovanissimo, sì. 18 anni, giocatore della Juniores che si sta trovando spazio anche in prima squadra. E allora chiediamo proprio a lui cosa comunque si prova quando si sentono delle notizie così brutte, soprattutto per voi ragazzi che siete nello stesso ambiente sportivo e siete giovanissimi. Certo, sì, dispiace moltissimo. Anche noi a Monte Dorisio, tramite un gruppo, abbiamo fatto una raccolta fondi appunto per Lorenzo, ma nonostante ciò perché è andata come è andata. Le cure erano cure all'avanguardia, nonostante sì. Questo queste forme comunque rare di leucemia non è detto che si superino, si pensava che potesse andare bene. L'Abruzzo aveva raccolto proprio la cifra giusta e anche qualcosa in più addirittura per sostenere anche la famiglia per poter rimanere lì in America. Sono notizie che non vorremmo mai dare, l'abbiamo data in apertura proprio perché è giusto ricordare questo ragazzo prima poi di ridere, scherzare e andare a parlare di altre cose. Condoglianze quindi ancora alla famiglia. Passiamo invece adesso a parlare di calcio giocato e parliamo del campionato di prima categoria in cui gioca appunto la PD Casalbordino. Ancora primi in classifica, altra vittoria importantissima, questa volta contro il Paglieta, una vittoria importante che vi fa staccare ulteriormente gli avversari. Sì, una partita, beh, anche dal risultato, diciamo, è stata una c'è qualcuno bella. Che sta c'è qualcuno che sta disturbando dalla regia e una voce tipo un diavoletto in sottofondo che infatti dice l'ho tolto così, mi devi fare la ricarica. Il presidente si è tolto le cuffie facendo finta di niente, di non sentire. Giovanni Fornaro, lo in salutiamo regia, in regia, il disturbatore seriale che stasera abbiamo direttamente qui, ma il presidente fa finta di non sentire. Abbiamo già dato, ha detto, poi è stato assente due o tre volte. Ammonito Fornaro, non può avere la ricarica di altri 10 euro. Assolutamente no, se ne parla a Natale. Abbiamo una lamentela da parte di Fornaro che diceva la ricarica era di 20 euro, io ho portato bene, i risultati ci sono stati, il presidente è tirchio. Assolutamente no, è un acconto che verrà a fine campionato. Anche perché il presidente ci tiene alle cose scaramantiche, continuiamo chiaro, a dire che le cose vanno bene. Devo dire la verità, anche la Samp con cui abbiamo gemellato il suo pareggio con il Milan, stavamo anche vincendo. L'ha fatto. Pronostico quasi preso, ho detto 2-1 per la Samp. Pronostico quasi preso e Casalbordino che ha stravinto una bella partita, è stata soprattutto bella negli spalti. Le due tifoserie gemellate, quindi è stata una bella. Quindi ricordiamo Casalbordino e Paglieta, gemellaggio tra le tifoserie. Già nella scorsa settimana c'era stato un bel esempio sì. di tifo, avevi portato addirittura il presidente qui della squadra avversaria per un terzo tempo che c'era stato. C'è stato anche ieri con i tifosi, dove si è bevuto una birra tutti insieme. È veramente una bella giornata di sport. Poi sul campo si sono viste veramente belle giocate, dove si sono espressi bene i giovani, ecco perché. Vorrei dire che ha risegnato tra le 5 persone, ha segnato anche Della Pena, ha segnato altri, ma un nostro ospite della scorsa settimana, Lombardozzi, che ha detto io non segno quasi mai.
ha disegnato anche ieri. Ha rischiato di fare la doppietta ieri. Quindi qualcosa sta funzionando veramente bene. Infatti chi viene e poi segna è positivo. Meriti anche di Mister Carbonelli, qualche merito glielo vogliamo dare. Sicuramente. Oltre a noi del programma. sicuramente. E ieri poi Mister Carbonelli che ha dato spazio ai giovani, ha messo in campo una formazione... Una formazione nuova. È arrivato un invito di un terzo tempo a me, siccome tu li hai già fatti, però tu hai escluso e io posso andare al terzo tempo. Quindi una bella, ha messo una nuova... Saluti a Fornati. Una nuova formazione, diciamo, inedita e che però ha dato i suoi frutti. Quindi. E quindi facciamo... Parla poi i protagonisti di questa partita, una partita stravinta, risultato ampio, un'amalgama, quella che sta facendo Mister Carbonelli tra i giovani e quelli di esperienza, che saranno i suoi frutti. Sì, il Mister Carbonelli dà molto spazio ai giovani, questo è un grande merito che devo riconoscere perché ha molta fiducia, soprattutto in me, e mi sta dando molto spazio, infatti sono contento sia di questo e sia del lavoro che stiamo facendo con la Juniores, con Mister Picciotti. Juniores che ricordiamo invece oggi ha pareggiato. Sì, pareggiato 1-1 contro Treville. Contro il Treville, pareggio dopo i risultati però positivi delle altre partite, quindi grande entusiasmo anche per ciò che riguarda il calcio giovanile. Sì, certo. Presidente, un pareggio? Un po' amaro, quando si pareggia, oggi... non è una sconfitta, è un pareggio. Oggi un pareggio, c'eravamo abituati troppo bene. Qui c'eravamo abituati bene, devo dire, sì. È una partita diciamo un po' sottotono nei primi minuti, poi nel secondo tempo siamo usciti e abbiamo portato a casa un pareggio, certo. Visto le giocate, visto insomma l'organico, ci aspettavamo qualcosa di più, però il pareggio va sempre bene. Chiediamo del presente, sta facendo quello che la società si aspettava o la società addirittura vorrebbe di più? Ma è chiaro, no, assolutamente no. Noi, come avevamo detto più volte, puntiamo sui giovani. La Juniores è nata proprio per quello. E la scelta del mister è fondamentale per dar spazio alla Juniores. Diciamo che le aspettative sono giuste, sono quelle che avevamo. Quindi stiamo dando spazio ai ragazzi, il mister sta dando spazio ai ragazzi, li sta facendo amalgamare ed è veramente in gamba. Quindi va bene così. C'è sinergia tra i due mister, quindi è una cosa. E questo è importante, infatti, che anche i due mister vadano d'accordo. Chiediamo invece proprio a lui, fino a questo punto del campionato, sia nella Juniores che in prima squadra, i tuoi obiettivi personali sono stati raggiunti più o meno? Oppure manca ancora qualcosa? No, fino a questo momento mi sono messo a disposizione sia della prima squadra che della Juniores. E per come mi alleno e per quello che do durante la settimana, i miei frutti sono stati ripagati in campo, perché il mister Loris mi dà spazio in prima squadra e anche il mister Picciotti con la Juniores. Stiamo facendo un bellissimo campionato in tutte e due le categorie, quindi non meglio mi posso di così per il momento non si può. Facciamo una cosa spiritosa, lo chiediamo sia secondo il presidente sia secondo il calciatore. Facciamo a volte con le altre squadre delle interviste in cui chiediamo dei compagni. Io voglio sapere da lui e poi anche dal presidente chi ritiene il compagno più casinista e quello più permaloso. Ti posso dire ad esempio che nella Vastese anni fa avevano detto che l'uomo spogliatoio era Triglione ed era anche uno dei più casinisti insieme a Battista, invece quello un po' più permaloso l'avevano dato a Soria. Ma tra i più casinisti quello che è venuto forse settimana scorsa qui, Lombardozzi. Simone. Tra i più permalosi, ma non so dire, direi Domenico Marrocco, un mio grande amico che è andato pure in gol. Così dice, me la vedo io con l'amico mio, sta a posto così, Marrocco, il più permaloso. Secondo il presidente? Ma sul casinista, poi... Sì, ma in maniera buona. Sì, concordo con Lombardozzi, poi Ettore Cinosi, come già di Corpessa, e ha detto che verrà presto a trovarci. Perfetto. E lo stesso Della Penna è un grande leader dello spogliatoio. Permaloso, forse mi associo a lui a Marrocco, anche se... Ma sempre in maniera molto scherzosa. Ma non lo trovo, forse ecco,
veramente non, quest'anno infatti parlavo con Santoro, un organico spettacolare. C'è un organico anche in Coppa Disciplina, siamo primi, quindi... E una cosa a cui ad esempio nell'eccellenza tiene tantissimo il San Salvo quest'anno, la Coppa Disciplina, che infatti abbiamo sentito il capitano della squadra dire durante la presentazione: forse io non ero il più adatto per la Coppa Disciplina, Marinelli, però proveremo a conquistarla. Quindi ci si tiene anche a sì, questo. Sì, sì, ci si tiene, è importantissimo il comportamento in mezzo al campo e devo dire che quest'anno ineccepibile da parte. Esemplari. Parliamo sempre del vostro campionato, che è un campionato molto strano, in quanto a parte il Casalbordino, che facciamo corna, che va bene anche per il mio gemellaggio, sta andando sempre bene, ma ci sono tante squadre che una domenica magari fanno un risultato strepitoso e altre domeniche invece perdono e ci sono disfatte che magari non ci si aspetta. Una squadra che stenta ancora un po' a decollare perché nonostante costruisca tanto non riesce a finalizzare come vorrebbe è l'incoronata di Mister Mucci, con cui spesso parliamo, perché comunque essendo di Vasto parliamo anche di loro. Una squadra che anche domenica ha sofferto e purtroppo è andata male, è stata sconfitta. Mister Mucci lo conosciamo, è una persona che ci tiene puntiglioso negli allenamenti, lo ha fatto con la femminile, lo fa anche con la squadra maschile, le azioni che costruiscono sono tante. Cosa manca quando succede così, cioè che una squadra costruisce tanto però poi non si riesce a buttarla dentro e manca la finalizzazione? Cosa può sbloccare? Lo chiedo sia a un giocatore che al presidente. Dipende, perché anche noi ci siamo passati, però ad esempio contro l'Incoronata, contro il Montedorisio, perché tanti si aspettavano la nostra vittoria, invece sono arrivati a risultare contro loro, vedi? Perché questo succede quando sottovaluti una squadra o quando non vai con lo spirito giusto in campo. Quindi si deve andare sempre determinati, umili e senza sottovalutare nessuno. Bisogna sempre pensare di star lottando con la squadra degli amatori del presidente, che merita. Squadra amatori, che cosa ha fatto? Ricordiamo anche gli amatori. Ha perso 3-1. Perfetto, quindi la nostra sta andando benissimo, come la non squadra. Era presente. Non era presente neanche in panchina, perché no, ricordiamo, è infortunato. Infortunato, infortunato. Altrimenti avrebbe le carte in regola, noi lo stiamo sponsorizzando, il presidente, però si è messo in campo appena si riprende. A breve faremo vedere, a breve. Secondo il presidente invece? Beh, c'era un mister tanti anni fa, quando diciamo agli inizi miei, diceva sempre una cosa importante: nel calcio si vince con episodi, tanto più sei bravo a non concedere gli episodi agli altri e a realizzare i tuoi episodi, tanto più sei forte. Quindi purtroppo nel calcio è una questione di episodi e purtroppo ecco cosa succede ogni domenica. Se non si ha quella concentrazione giusta, quella determinazione e anche quel pizzico di fortuna che ci vuole, purtroppo poi i risultati stentano. Questa cosa succede anche a una squadra di eccellenza che è la Vastese, squadra di cui voglio parlare con il presidente del Casalbordino. Avete anche ex giocatori voi della Vastese, una squadra che quest'anno in linea di massima è stata costruita, e poi ne parleremo con l'addetto stampa e con la squadra juniores, per fare comunque, non dico prima in classifica, comunque per rientrare nelle zone alte della classifica, quindi in zona playoff. Squadra però che stenta nei risultati. Anche ieri contro il Cupello, che comunque era nei bassi fondi della classifica, non è riuscita a mantenere il vantaggio e a prendere i 3 punti in casa e si è beccata, possiamo dire, anche i fischi della tifoseria. Purtroppo, come dicevo prima, gli episodi sono determinanti. La fortuna nel calcio secondo me è un buon 40%, perché prendi un palo, bastava una questione di centimetri, 3 centimetri, 4 più giù e va dentro. Esatto. E come fai a poi se hai vinto tu dici io ho vinto. Ho vinto comunque. Purtroppo sono dei periodi. Ogni tanto io, quando in altre società andavamo in chiesa, se dico la verità, le provavamo tutte. Perché ci sono dei momenti dove tu hai le scaramanzie, hai dei giocatori forti, hai un organico forte, un mister forte, non basta. Sono curiosa, poi noi abbiamo anche un altro ospite questa sera che è tutt'altro sport, poi non è solo il calcio, e verrà a parlare di footgolf, uno sport che si sta evolvendo tanto nell'ultimo momento, se ha anche lui gesti scaramantici nel footgolf. Uno stacchetto e poi torniamo in studio.
torniamo quindi un attimo in studio. Prima di fare il cambio proprio con la Vastese di cui stavamo parlando, faccio fare i saluti finali alla Sponda Casalbordino. Beh, io volevo ringraziare tutti i tifosi, la tifoseria tutta, che sono veramente fantastici, tutta la dirigenza e tutti i giocatori. Però devo svelare un segreto: ieri abbiamo vinto perché avevo due portafortuni in campo, che erano i miei figli. Ecco, allora i figli. E quindi un saluto a Claudio Antonio e a mia moglie Teresa, perché sennò. Giustissimo, salutiamo anche noi, la moglie e i figli del presidente Vaccaro. Io vorrei fare un saluto ai miei amici ultras della vecchia maniera dell'Odorisiana, che sta facendo un bellissimo campionato in seconda categoria. Un in bocca al lupo a loro e alla squadra del Montodoris. Perfetto, allora io intanto che c'è questo cambio di ospiti in diretta e faccio subentrare quindi l'addetto stampa della Vastese, Stefano Suriani, e il dirigente della Juniores, Migliaccio, che dalla faccia potete capire già qual è il risultato della squadra Juniores, in quanto di sicuro non hanno perso, altrimenti sarebbero state altre le espressioni. Saluti quindi a Suriani e Migliaccio. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo però con una nota non dolente, però il pareggio, stavamo parlando di ieri della Vastese. Qualche fischio a fine partita da parte della tifoseria, diceva giustamente Vaccaro. Se quella palla però sul palo finiva dentro, cosa gli dovevamo dire poi ai giocatori? Come hanno visto invece la partita sia Migliaccio che Suriani? Ma oddio, la partita di ieri non è stata entusiasmante. Un 1-1 inaspettato, perché contavamo di vincere, quantomeno per l'impegno che abbiamo profuso durante la settimana e durante tutte le sedute di allenamento, per la concentrazione della squadra. Purtroppo non abbiamo giocato bene. Brutta partita, in effetti. Dai, ci sono stati degli errori. Comunque c'è stato il battesimo di fuoco per Castello, che al ventesimo ha segnato, esplodendo una gioia infinita, perché non parliamo solamente dei risultati negativi della squadra. Diciamo che abbiamo avuto un ragazzo d'oro che dal mese di agosto si è allenato puntualmente tutte le volte con i compagni, consapevole che ci sarebbe voluto tantissimo tempo per l'arrivo della documentazione, con serietà e professionalità come i ragazzi compiti sanno fare. E noi, devo dire la verità, che come squadra abbiamo tutti ragazzi seri, precisi e puntuali. Non vinciamo, ma sulla serietà dei nostri ragazzi, per l'amor di Dio. No, livello comportamentale, dove batte sempre anche Migliaccio Di Martino, non si può dire niente. No. Quindi è ovvio che c'è stato un 1-1 che a noi lascia la mare in bocca, però ragazzi, il campionato prosegue fino all'ultima giornata. Dicembre è vicino, per cui cerchiamo anche noi di attuare un turnover facendo le scelte giuste e oculate. Inutile nasconderci, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto i tifosi, non l'abbiamo mai nascosto la stampa, non ce lo siamo mai nascosti fra di noi. Siamo partiti in ritardo, abbiamo allestito una squadra in ritardo per le vicissitudini che quest'estate tutti conoscono. Però ci vogliono riconoscere il merito che la squadra non l'abbiamo abbandonata, meglio, la Vastese non l'abbiamo abbandonata. Abbiamo avuto la tenacia, consapevoli di ciò che sarebbe successo, di tutte le critiche che avremmo potuto avere, che leggiamo quotidianamente nei blog, perché noi nei blog non scriviamo, ma leggiamo. Certo, comunque si leggono sia cose a favore si leggono, che critiche, certo. E arrivano critiche feroci alla società che sta perdendo la faccia. Quale? Quella di aver scommesso su se stessa per tornare a fare calcio a vasto? Era meglio non farlo a calcio a vasto, come è successo per 2 anni consecutivi? E questa è infatti la domanda che tanti si questo, pongono. Questo glielo tanti dico tranquillamente. Io, e l'ho scritto anche su Facebook, dove chiedevo, dove annunciavo di venire, certo, in trasmissione. Sono pronto a interagire con i tifosi. Però fammi togliere qualcosa, il solino sulla scarpa. Qua a Vasto abbiamo tutti i cuori biancorossi, tutti sostengono la società, tutti vogliono fare quello, quello e quello. Guardi, sul giornale, in realtà, quanti sul, ce ne giorna- sono sul giornale Vastese News, che mi pregio di tenere ogni domenica in casa, sono per ben 3 volte che pubblico le proposte pubblicitarie della Vastese. Quindi non richieste di contributi, non richieste di collette, non richieste di elemosine. Certo. Sa quante chiamate mi sono arrivate? Zero. Ma questo io tutti questi tifosi che dicono di voler star vicino alla squadra, oltre che criticare, dove stanno? E fermi tutti. Abbiamo un centinaio di tifosi affezionati che ci stanno vicini,
che ci seguono le trasmissioni, che ci intendono. Ma tutti questi altri, cuori biancorossi di cui pullula il web, dove sono? Me li fate incontrare per favore uno a uno e ne parliamo, vediamo come possiamo fare lanciare in calcio. Il mio numero di cellulare ce l'avete tutti, la mia pagina Facebook è aperta a tutti, non ho mai censurato nessun commento, in privato parlo con tutti. Sì, però, si dice a volte i tifosi da tastiera. Sì, guardi, noi abbiamo sul guest book sì tifosi che ce ne sanno dire di tutti i colori. Sono tutti campioni. Dove? Tutti competenti. Competenti tutti quanti, tutti allenatori anche. Allora, si io dire, vero? Presidente, su questo anche spazio che lei mi concede ogni settimana, io ho detto tranquillamente, noi siamo disposti a parlare con tutti. Certo. Noi l'abbiamo detto chiaramente, anzi non io o il presidente, il mister, nella riunione fatta con i tifosetti, io sono scontento del rendimento. È il primo a essere scontento, certo. Perché, parliamoci chiaro, i primi tifosi della Vastese siamo noi. Non vi va di certo di io ieri sono stato in panchina. Non è che ho esultato quando ha segnato il Cupello, no. O ho esultato perché abbiamo pareggiato. Cioè, certo. Qua i primi a rimetterci la fascia, ma per l'impegno che ci mettiamo, siamo noi. Ci sono stati degli errori. Guardi che noi i nostri errori li riconosciamo. Dici, non ci copriamo. Lo stesso capitano, ieri sera, in un'emittente televisiva, ha riconosciuto, abbiamo sì, fatto sì, degli errori. Sì, dire, Peppe Soria a Rete 8 l'ha detto abbiamo tranquillamente. Abbiamo degli errori. Quindi, io non parlo delle condizioni del campo. Parlo del fatto che noi, però, abbiamo avuto ben 5 titolari infortunati. Sì, quindi non era la formazione tipo. Non aveva la formazione tipo. Purtroppo abbiamo Piscopo, che sono ben 4 giornate che c'è la tendinite, non può giocare. Spagnolo è infortunato. Signori, nel calcio succede anche questo. Poi per che motivo le altre squadre vengono e no? Non può piovere per sempre. Però ripeto, prima o poi arriveranno insomma questi risultati e parleremo. Ma guardi, io tornerò in trasmissione come vengo certo sempre. Una cosa che ci tenevo a dire, Mirko Bonuso, che oggi ha segnato sul rigore con le New York, che è stato ospite da noi, mi ha pregato di riferirle che il gol era dedicato a lei. Beh, e mi raccomando, dillo Bonuso in trasmissione, no. E io non posso, e mi raccomando, dillo. Allora, io ringrazio Bonuso e ringrazio anche Migliaccio e Di Martino per aver vinto la partita, così almeno questo gol è stato importante. Allora, e per averli cresciuti così educati. Allora, quello che ha detto il grande Stefano, che meno male che c'è veramente, che è una persona del suo ruolo insostituibile. Si prende di tutto. Cioè, non ha detto niente. È vero. Se proprio dobbiamo parlare, non ha detto niente, perché anche si è mantenuto tantissimo. Certo. Perché la rabbia che uno cova all'interno non ha idea. Non c'è perché. Noi non diciamo sempre, facciamo un'intervista insieme a fine campionato dove uno si può togliere tutti i Comunque, a parte sassolini. Questo, che Stefano è stato abbastanza tranquillo nell'esporre alcune cose che io condivido, che noi condividiamo tantissimo. Certo. Parliamo della partita che forse magari parliamo della partita argomenti con il gol di Bonuso. Vabbè, prima parliamo della prima molto squadra, visto che dobbiamo finire il discorso. Che ieri purtroppo la prima squadra non ha finito il discorso che aveva cominciato. Purtroppo no. Ci sono stati degli errori che il capitano ha ammesso e indubbiamente la partita l'hanno vista, i tifosi hanno rumoreggiato forse, sì, e hanno avuto ragione. Però c'è anche da dire che noi siamo stati anche sfortunati. Sì. Noi, io personalmente sono andato via alla fine del primo tempo, perché tu sai benissimo che noi abbiamo anche un altro impegno che stiamo con la onorando. La squadra femminile stiamo che onorando alla grande, alla grandissima. Alla grande. E saluto anche qui Bomber Martina Di Viesti, che non è la sola a aver segnato, che verrà in studio insieme a Migliaccio le prossime Va bene, puntate. La prossima volta. Che siamo andati via. Però nel secondo tempo, al 50° del secondo tempo, se avete visto avete la partita, avete avuto le occasioni, sì sì. Sì, quella palla che è andata a sbattere sul palo e poi ha rotolato sulla linea ed è uscita, in altre circostanze sarebbe entrata se ci fosse stato un pochino più di fortuna. Purtroppo è un periodo che ci dice no e la palla non è entrata. Noi ci auguriamo come dirigenti, come società, come calciatori, come mister, come tutti, che prima o poi questo periodo finisca, perché probabilmente c'è qualche rito voodoo che incombe sull'Aragona. A fare qualche detto rito questo, per togliere. Detto questo, parliamo della partita nostra. Della Juniores, se vuoi. Che invece c'è. Bonuso certo ti ha dedicato il gol. E siamo Stefano mi ha anticipato nel dirtelo, ma è stata una partita maschia, finalmente un arbitro all'altezza. E vedi, lo capito. Diciamo, quindi non siamo sempre contro. Assolutamente, arbitrari. Noi vogliamo che vengano questo tipo di arbitri ad arbitrare, perché non fanno, come devo dire, sono obiettivi e sono bravi. Oggi l'arbitro è stato bravissimo, no bravo, non ma non perché ha
ha espulso dei giocatori della Marina, che l'espulsione tra parentesi l'hanno meritata, perché comunque ha tenuto la partita sotto controllo grazie al suo modo di arbitrare, che io l'ho definito all'inglese, però comunque è stato molto ma molto tranquillo anche nell'interloquire con noi tecnici e con i giocatori. Anche perché non era semplice, perché Vastese e Vasto Marina anche a livello di juniores, vabbè, la lo sentono, sai, particolarmente lo sai meglio di me. Vabbè, Vasto Marina è una gran bella squadra, sono 3 anni che vince lo stesso campionato, ogni anno si rinnova, ogni anno, ripeto, sta sempre lì. Oggi per noi è stata la partita tra virgolette della vita, perché avevamo dei ragazzi che non stavano per niente bene. I ragazzi ci hanno messo l'anima. Un ragazzo ha finito la partita con un occhio nero perché ha preso una testata il primo tempo e ci siamo preoccupati perché l'abbiamo visto per terra. Comunque ci hanno messo di più dell'anima. Dalla panchina ci non vedevamo loro, li incitavamo, facevamo di tutto per farli stare in campo. Vasto Marina oggi ha giocato anche una bella partita. Certo. Noi l'abbiamo vinta alla fine, meritatamente. Bonuso ha fatto un gran gol anche su rigore, ma è stato un bellissimo rigore. Devi anche saperli battere. Ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, e alla fine i ragazzi erano soddisfatti di più, perché finalmente, tu lo sai meglio di me, Vasto, certo, è un paese che comunque i ragazzi si conoscono, vanno a scuola insieme, si vedono, escono la sera. Certo. Finalmente i ragazzi hanno gioito alla fine partita, finalmente si sono un po' sfogati, perché gli anni scorsi non c'era trippa per gatti. Quest'anno, per fortuna, ora godiamoci questa vittoria. È vero. Ce la godiamo col mister, siamo tranquilli. Mirko è una non domanda. Ma Mirko non voleva venire oggi. Mister Di Martino ha ancora la voce? Perché di solito dopo le partite perde la voce, sia nelle vittorie con questa che già inizia la domenica con la femminile, mi arriva voce. Oggi ce l'ha la voce, non ti preoccupare, perché ha gridato poco, ma bene. Okay, oggi ce l'ha la voce, ce l'aveva anche ieri sera. Meno poi male, l'umidità, sai com'è, le corde vocali comunque un po' qualcosa fa. Comunque, a parte tutto, mister oggi è stato grande con mettere bene la squadra. Mirko Bonuso oggi non doveva venire a giocare con noi, però ha giocato anche ieri, ricordiamo. Lui è sempre molto disponibile, soprattutto perché è un ragazzo educato, come ha detto prima Stefano, ma non solo lui, anche gli altri. Noi ogni giorno li andiamo a trovare, li teniamo, li coccoliamo, e Stefano sa cosa noi facciamo per i ragazzi, cioè, non che lo dico pure io. Bisogna sarei ma ripetitivo. Cosa mi sarei arriva ripetitivo. Anche dal mondo del calcio femminile la soddisfazione per come ci state mettendo impegno in un mondo totalmente allora nuovo. Noi vorremmo continuare col calcio femminile come stiamo continuando con la juniores. Speriamo che le cose vadano bene, perché col calcio femminile quest'anno forse col gruppo che c'è ti togliete delle belle soddisfazioni. La Provasto femminile, non noi, la Provasto femminile si toglierà delle belle soddisfazioni, tutto qui. È vero, se le può togliere, quindi comunque giornata positiva, sì, per quello che riguarda la ora juniores. Gli altri risultati non li conosciamo, però c'erano alcuni scontri tipo Cupello che giocava con la Dannunzio, che è una gran bella squadra, pure la Dannunzio, la squadra di Pescara, le squadre pescaresi sono tutte all'altezza, sono tutte brave, sì, giocava in casa. Puntano non sappiamo se ha fatto risultato o meno, se era un punto sopra noi, adesso con i 3 punti che abbiamo acquisito oggi dovremmo averla superata se il Cupello non ha fatto risultato. Vabbè, la Renato Guirangolana ormai ha preso il volo, è difficile. Vabbè, bisogna anche dire che l'Angolana fino a qualche anno fa è stato proprio il settore di riferimento del Pescara, cioè punta allora, proprio sui giovani. Noi andremo lunedì prossimo a Città Sant'Anna. Ecco, da stasera. Io vi aspetto al programma col sorriso. Allora, per chiarire, lunedì scorso non siamo venuti in trasmissione perché in viaggio, perché certo, abbiamo finito tardi la partita. Non è perché non volevamo venire, perché no, avevamo perso. È giusto. Eravamo arrivati tardi e avevamo cose più importanti da fare. Non perché questo sia meno importante. No, siete arrivati tardissimo. Poi eravamo amareggiati, non delusi, perché c'è stato anche lì qualche piccolo screzio, non voluto da noi, ma anche da parte di chi ha gestito la certo situazione. Perché purtroppo non trovi, alle volte non trovi sempre persone all'altezza della situazione. Trovi anche gente che si mascherano dietro la figura di dirigente oppure di collaboratore della società, ma nulla hanno a che fare con questo tipo di parola, di persone. Esatto. Perciò comunque ieri, quindi, anche l'anno scorso eravamo un po' in ritardo, erano amareggiati ma erano in ritardo, perché sennò va sempre tutto bene. Io chiedo a Gabriele uno stacchetto e poi il cambio, facendo entrare proprio mister Di Martino a mister parlare. Mister Di Martino, sì.
Torniamo in studio, quindi cambio di ospiti. Chiedo a mister Di Martino di avvicinarsi un po' al microfono, poi vi avvicinerete a seconda della domanda e anche salutiamo Piccinini. Ciao. Tutte e due della Vastese 1902, sorriso anche per Di Martino. Di Martino, è tornata la voce? Ma la voce non mi abbandona mai. È un mister che si fa sentire. Sì. Allora, soddisfazioni sia dalla squadra femminile, che ieri ha fatto un ampio risultato, qui andiamo di 5 gol, 6 gol alla volta, e sia comunque con la squadra juniores, sì, che ha fatto un gran risultato oggi. La femminile, vabbè, per dire due parole sulla femminile, che sì, è un'avventura quest'anno. Merita. Nuova, però stiamo facendo veramente un bel lavoro, eh. Le ragazze sono bravissime, si stanno impegnando tantissimo e a differenza dei maschi ci hanno molta più abnegazione nel loro lavoro, e questa è una cosa che voglio sfatare, perché quando si parla di calcio femminile di solito si dice che è un calcio che non ha molta risonanza, che devono fare questo, invece invece devo dire che è naturale che ci siano delle differenze sostanziali a livello fisico, però a livello tecnico e di applicazione io penso che la squadra femminile sia una realtà veramente bella. Ci sono ragazze che comunque sono, ci sono delle ragazze brave. Io ho la fortuna di avere un po' di ragazze veramente brave che meriterebbero altri palcoscenici, che vederle giocare sono veramente, non le cito perché per non fare insomma nessun colpo, dispiacere alle altre, che stanno crescendo, sì, anche stanno le altre crescendo, però loro. Ce ne sono alcune, due tre, che sono veramente di un'altra categoria, alcune anche prese da fuori regione, che stanno dando una grossa mano quest'anno. Quindi speriamo di continuare bene. Certo, adesso verrà il difficile, perché poi questo campionato saranno due o tre squadre quelle che se la giocano, come sempre, no? Quindi ci sta la femminile Pescara, che è attrezzatissima, ogni anno. E ci sta questo Castelnuovo Romano, stessa cosa. Quindi secondo me quelle sono le tre, anche se domenica cominciamo a discutere un po' di più approfonditamente con loro, con l'Ortona, che è pure una squadra Ortona, rognosa. Anche squadra rognosissima, sì, aveva vinto due anni fa il campionato, tante ragazze poi cedute proprio al Pescara, si è sciolta la società e tutto, quindi una società che sicuramente il suo lo verrà a fare. Sicuramente, però noi ce la giochiamo sempre con tutti. Quindi. Piccinini invece, questa squadra juniores, che ha vinto oggi una partita importantissima. Diceva prima Migliaccio, finalmente possono arrivare gli sfottò da parte di chi gioca nella Vastese e non del Vasto Marina, perché da tre anni a questa parte avevano avuto solo loro voce in capitolo. Sì, personalmente parlo da giocatore vastese, questo è il secondo anno che gioco la Vastese e finalmente possiamo dire abbiamo vinto anche noi. Finalmente, dicevo, anche perché veramente questa juniores del Vasto Marina era un po' come la Juventus nei campionati, in cui se ne va e non c'è la storia per nessuno, quindi davvero una spanna sopra. Quest'anno siete riusciti a far risultato, poco importa se sul rigore o sul gol che arriva d'azione, nel calcio un gol basta per vincere uno in più, giusto? Sì, e il gol, anche se è stato sul rigore, è stato bello anche per tutto l'impegno che ha messo la squadra in questa partita. È stata una partita molto sentita da tutta Vasto. Perché la sentivate anche in settimana questa partita durante gli allenamenti? Sì, la sentivamo molto, però è sempre una partita come le altre, tre punti normalissimi. E niente, siamo felici di aver sfatato questo tabù. E lui dice, speriamo che anche al ritorno, insomma, continuiamo su questa strada. La stessa cosa dice anche mister Di Martino, questa squadra sta iniziando a girare bene, dà soddisfazioni. Sì, Mirko diceva bene, no, ma io volevo ritornare al fatto di risentire la partita. Lui è testimone e io non creo mai tensione all'interno dei ragazzi, lui lo sa benissimo. Sì. Questa settimana loro forse la sentivano, io non più di tanto, le dico la verità, ma non perché abbiamo vinto la partita, perché io ragiono sempre così, cioè per me una partita vale l'altra. Poi mi fa piacere quando ci sono delle strati cittadine che finiscono con correttezza. Oggi diciamo che non è stato proprio così, perché noi ci siamo comportati benissimo, ma anche Vasto Marina, non dico, anche se hanno avuto un pochino, hanno perso un po' la testa in qualcuna occasione, la cosa mi è dispiaciuta abbastanza, perché poi sono tutti ragazzi che si conoscono e forse fare un po' quando si è abituati a vincere un po', sentirsi la pressione addosso. Ma è lì che volevo arrivare, e il problema è proprio questo, che i ragazzi non devono sentirsi mai arrivati.
Se qualcuno pensa di essere già giocatore, qualcuno che ha fatto questi falli pensa di essere già giocatore, ha sbagliato di grosso. Certo. E mi dispiace per lui, perché faranno una brutta fine sicuramente. Questo ah, è poco questo ma sicuramente. Sicuro. Ma perciò io voglio che i ragazzi restano sempre con i piedi per terra, giocare fino all'ultimo minuto, mantenere la calma come abbiamo fatto noi oggi, come hanno fatto i ragazzi oggi. Sono stati bravissimi, encomiabili. Non abbiamo preso manco un'ammonizione, se non erro. Quindi, e quindi mini è la coppa cosa... disciplina per la no, ma infatti basta guardare la coppa disciplina, noi stiamo in alto, altri no, quindi vuol dire ci che qualcosa c'è. Martino, ci tengo tantissimo, ci tengo tantissimo, perché per me la crescita di un ragazzo è proprio questa. Cioè a livello tecnico è normale che è la cosa che ci interessa di più, tra parentesi, certo. Però anche a livello mentale. E poi i calciatori se arrivano, arrivano perché c'hanno la testa. Se non hanno la testa si perdono per strada, se ne sono persi tanti e così se ne perderanno ancora. Quindi alla fine il nostro lavoro deve essere anche questo, oltre all'aspetto tecnico. Chiediamo invece a Piccinini una cosa simpatica, l'abbiamo fatta anche con il Casalbordino e con la prima squadra. Chiediamo della squadra juniores di indicarci, e poi lo chiediamo anche a Di Martino scherzosamente, questa volta il più cacciarone, il più simpatico della squadra, quello che fa più commedia, e quello un po' più permaloso. Della prima squadra viene segnalato spesso e volentieri, cioè sempre, Peppe Soria, che però se la prende anche scherzosamente, gli fanno anche poi dei complimenti. Nella juniores chi indichiamo? Vabbè, nella juniores siamo tutti scherzosi, però uno che in particolare è quello che più spicca di più è Don, che sembra a ridere e scherzare su tutto e su tutti e niente, ci fa divertire. E invece quello un po' più permaloso, che se la prende un po'? Ma di permalosi ce ne sono pochi, però più permaloso è Ayub, il portiere. Ayub. Allora, Di Martino ride, forse è d'accordo. No, io concordo pienamente con lui. Su tutte e concordo, due. Concordo pienamente. Concordo. Allora, io ringrazio anche mister Di Martino e Piccinini per essere stati con noi qui in trasmissione. Vi invito a tornare anche le prossime volte, mister, con la voce così no, contento. Noi torneremo volentieri. Prima il nostro dirigente Migliaccio vi ha detto che domenica scorsa non sì, c'eravamo non perché abbiamo giocato tardi e quindi non siamo potuti tornare in tempo, però per noi non è un fatto di vittoria, di sconfitta, è un appuntamento che ci piace tenere, ma per soprattutto spazio. Per i ragazzi, non per noi. È la cosa che mi auguro, prima stavo dicendo che il mio augurio è quello di vedere questi ragazzi in prima squadra a turno, dare una chance a questi ragazzi, a questi giovani, a questi giovani, non invece qua continuiamo a fare calcio con gli anziani e a me queste cose non mi stanno bene con purtroppo. I senatori è giusto purtroppo. Così un ringraziamento ancora a mister Di Martino, grazie e a lei, grazie, grazie a lei. Quindi basta parlare di calcio, anzi lo facciamo ricordando comunque i risultati anche delle altre partite di ieri. Vastese che quindi ha pareggiato con il Cupello, hanno pareggiato anche il San Salvo e il Vasto Marina, quindi tutti i risultati che hanno regalato soltanto pochi punti alle squadre che ci interessano più da vicino. San Salvo che non è più in testa alla classifica, ma ha disputato, da quanto ha detto il dirigente, una bellissima partita, avrebbe meritato sicuramente di più. Un Vasto Marina che si è trovato forse un po' in difficoltà, però bene poi il punto, soprattutto per smuovere la classifica, così come ha fatto il Cupello, che grazie al gol di Benedetti è riuscito a riacciuffare la partita contro la Vastese. E come ha detto proprio Benedetti nell'intervista finale, il difensore ha accennato al fatto che un punto in queste partite, soprattutto quando ti trovi in fondo alla classifica, va sempre bene, tanto più se in trasferta. Chiudiamo quindi il capitolo calcio e parliamo invece di uno sport che sta prendendo piede soprattutto negli ultimi anni, ed è il footgolf, e lo facciamo con Alessio De Felice, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti, hai detto benissimo, voglio rubarti solo 30 secondi e unirmi al cordoglio per la famiglia, della famiglia Costantini, Lorenzo, per la perdita, certo, di Lorenzo, che prima che calciatore era un giovane uomo, strappato a questa vita troppo presto, aveva ancora molti sogni e da come abbiamo visto ha lottato molto contro questa malattia. Sì.
purtroppo è stato sconfitto. Purtroppo, e ci dispiace, sì, a tutti. È vero. Allora, parlando del foot golf, quindi torniamo al gioco. E il foot golf, come ci consiglia la parola stessa, è un'unione di due discipline apparentemente agli antipodi, che sono il calcio, lo sport per antonomasia e quindi il più popolare al mondo e il più praticato nel mondo, sport di gruppo, quindi di squadra, certo, e il golf, che sport elitario, individuale. Più individuale, sì. Più individuale. Uno dice magari cosa c'entrano questi. Anche abbastanza complicato già con la pallina il golf. Io mi chiedo con il pallone. Qualche video l'ho visto, perché ha avvicinato a questo sport a farmi conoscere delle persone di Genova che anche trattano di foot golf, si chiama Bracco, poi lo salutiamo. E io ho visto dei video, non è per niente semplice, sicuramente devi essere bravo forse a battere le punizioni. Guarda, sembra molto semplice, in realtà soprattutto nelle vicinanze della buca, ecco, ti assicuro che è di una difficoltà assurda, anche perché le buche non sono mai sono sempre in pendenza, contropendenza. Quindi proprio come se giocassi a golf. Esatto, l'unica differenza è che si gioca con un pallone di calcio, con un pallone di calcio regolamentare, quindi numero 5, e con i piedi al posto della mazza, cioè l'unica differenza. È l'unica differenza, però già con la mazza di solito non è facilissimo prendere, insomma, io mi sono dilettata un po' nel mini golf e non è semplice lo stesso prendere, insomma, la traiettoria, poi scavalcare, o quando ci sono quegli ostacoli. Anche nel foot golf ci sono gli ostacoli, assolutamente, va a finire il pallone in acqua. Proprio nell'ultimo torneo, perfetto, sono andato a finire in acqua con il pallone. Bruttissimo. È assurdo, davvero. E devo essere sincero, ho provato anche il golf, il foot golf è più facile. Ecco, devo dire la verità, è molto più facile prendere la palla, essendo più grande, il piede anche a livello di coordinazione è molto più semplice. Bisogna per forza saper giocare a pallone? No. Allora, il giocare a calcio è una prerogativa importante ma non fondamentale, perfetto, di questa disciplina. E la cosa più importante è la concentrazione e la strategia, quindi è molto importante la pratica, anche perché le buche non sono molto distanti, quindi magari sembrano una buca di 150-160 metri, sembra distante, ma hai 4 colpi per arrivarci. Quindi di conseguenza, studiando il percorso, quindi studiando la strategia, la migliore strategia, calcolando le pendenze, anche una persona che magari non è propriamente un grande giocatore di calcio può avvicinarsi a questa disciplina e fare ottimi risultati. Ho chiesto questo perché ad esempio nella squadra che sta vincendo anche i campionati di Genova ci sono anche ex giocatori proprio di Serie A, tipo Scuravi o altri, che sono sicuramente bravi nel calciare la palla, quello forse avvantaggiati rispetto a tanti altri. È uno sport che, ricordiamo, non è solo maschile, proprio come il calcio è anche femminile. Guarda, mi dai questo assist appunto per tirare fuori con orgoglio il grande risultato di Cristina Zaccardi, che è una giocatrice della nostra squadra, una squadra Vasto appena creata, Vasto Foot Golf, esatto, che ha sbaragliato la concorrenza vincendo addirittura il primo posto assoluto in una tappa del campionato italiano, e quindi portando a casa il primo trofeo della storia della nostra giovane squadra. Speriamo non sia l'ultimo. No, insomma, speriamo sia il primo di una lunga serie, che, esatto, a quello femminile, che noi speriamo raddoppi, si triplichi, arrivino anche poi quelli della squadra maschile. Squadra maschile composta da quante persone? Per, allora, il in questo momento siamo in 5. Siamo io, poi c'è Fabio Pierini, un altro ragazzo che dalla prima volta mi ha accompagnato insieme a mio fratello Giuseppe De Felice, poi c'è Massimiliano Boldrini e adesso si stanno aggiungendo altre due persone che però ancora non confermano la propria presenza, ma che sicuramente nella tappa del 22 novembre che andremo a disputare a Montecatini Terme saranno presenti e quindi faranno il loro esordio. È bello anche questo sport perché proprio legato al golf, perché quelli sono ambienti da golf, si va giocando in città che non sono niente male. Ad esempio, hai nominato, sì, Montecatini. Io, conoscendo Genova, giocano a Arenzano, che è uno dei posti più belli. Guarda, proprio l'ultima tappa che abbiamo, dove abbiamo partecipato, il 18 di ottobre, siamo stati alla Caia Golf Club a Lecce, nel Salento, una cosa incredibile. Poi magari faccio un esempio: uno dei nostri giocatori si è portato la moglie e hanno fatto un bel weekend nel Salento, approfittando dei 30 gradi che ci sono stati anche al mare a farsi il bagno. Cioè, ecco, già, perché ha accompagnato anche il clima. Quindi, si gioca anche quando piove? Se si c'è gioca il anche quando piove. Se il campo è praticabile, così come nel altrimenti, calcio. Certo. Se il campo ci è praticabile. Ci sono quindi anche gli arbitri, proprio come nel golf, giudici?
No, che... questa è la cosa più bella, perché la parola d'ordine del foot golf e quindi del foot golfista è fair play. Perfetto. Fair play vuol dire che siamo autogiudici di noi stessi. E ti spiego brevemente come funziona, altrimenti non si capisce. Le persone vengono raggruppate in gruppi da quattro giocatori che partono ognuno nello stesso momento, ma da una buca differente, proprio per iniziare e finire nello stesso momento. Il percorso dura circa 3 ore, perché sono 18 buche. E proprio per questo le quattro persone che giocano insieme non sono mai della stessa squadra, ma ognuno della squadra è diversa. Questo per due motivi. Il primo è per la fratellanza, quindi per fare amicizia con persone che vengono da altre parti, persone nuove, e si crea un clima amichevole, bello, che è una cosa certo. bellissima, dove il risultato è sempre in secondo piano, ci si dà consigli anche tra avversari, quindi è la cosa bellissima. È bello, sì. E quindi tra di noi, tra le quattro persone del gruppo, ci si controlla vicendevolmente. Quindi un'altra cosa bella è proprio questa, perché certo, nel calcio amicizia. Quante volte si è sentito raramente. Abbiamo perso per colpa dell'arbitro, per colpa di un compagno, lì siamo noi e il pallone. Nel calcio un po' se passa un broglio, esatto. detto molto testualmente. Quindi onestamente questo fair play c'è in alcuni casi, ma non come quello descritto insomma dal foot golf. E poi uno sport motivazionale, lì sei tu con il pallone e il risultato è oggettivo, non c'è soggettività, la palla va in buca. Soldi, non ci sono premi così ai tanti, ci sono quelli che ogni torneo comunque mette in palio, però non sono di certo non andate a guadagnare, non è uno sport fatto per dei grossi guadagni. È assolutamente un hobby. Voi. È un hobby, è da vedere come hobby. Partono quattro giocatori contemporaneamente e chi la sceglie la buca da cui partire? Nel senso, a me potrebbe capitare quella più complicata, sono sfortunata, nel senso. Sì, forse sfortunata un pochino, perché si parte da una buca magari più difficile, quindi entrare in clima partita magari è un po' più complicato in quel caso. Però in fondo ogni giocatore deve fare 18 buche, le deve fare tutte. Quindi adesso si inizia con la buca più difficile, si inizia con la buca più facile, questo ha un'importanza relativa. Il discorso è che l'organizzazione sorteggia i giocatori che fanno parte di un gruppo e sorteggia la buca di partenza. Quindi Perfetto. Non c'è niente da lasciare a caso. O comunque è una cosa che in foot golf si può giocare sia singolarmente, quindi uno contro l'altro, sia in squadre. Nel caso delle squadre ci sono anche quelle miste oppure comunque diviso donne da uomini? No, le squadre sono miste. Di conseguenza le squadre sono composte da un minimo di 3 persone ad un massimo di 15. E per il punteggio di squadra, essendo comunque uno sport individuale, vengono presi i 3 punteggi migliori. Quindi vengono scartati gli altri 12. Quindi per potrei giocare, perché sicuramente saranno le più scarse. Ma tanto si fa il computo di quelli. Gabri, andiamo a provare anche noi. Tanto a noi ci mettono ultimo e penultimo. Non ci contano, faccio provare punteggio agli altri. No, non dire così, non diciamo è detto. Così. Gabri, non è detto, poi magari scopriamo che c'ho il piede come Maradona. E chi deve giocare in questo sport? Dove si può rivolgere per iniziare a provare anche? Allora, io consiglio questo, essendo il referente regionale in questo momento e quindi il promotore di questo sport, per chiunque volesse delle informazioni più dettagliate riguardo alle iscrizioni, riguardo al dress code, perché c'è un dress code che è come quello del quello golf, molto importante. Ecco, quello che infatti io volevo chiedere successivamente, ho visto che vanno vestiti in modo molto carino, diciamo, no? Sia donne che maschi, sì, molto particolari, cosa, altri non mi ci vesto così. La cosa più simpatica sono i calzettoni, perché sembra veramente più calze lunghe. Esatto. Però alla fine questo è il dress code, e quindi entrare in un circolo quindi da golf è obbligatorio, giusto? Allora è obbligatorio vestirsi con polo o felpa per quanto riguarda la parte superiore del corpo. Per quanto riguarda per quanto riguarda la parte inferiore abbiamo le bermuda, i pantaloni lunghi che non siano jeans e tuta, e i calzettoni che arrivano fino al ginocchio. Quindi ho visto veramente delle mise particolari nei video. Allora, più che parlare di me che sono una donna, io tutto sommato col calzettone mi ci potrei mettere. Io ti assicuro che ho visto determinati uomini, anche calciatori di Serie A, che tanto si fanno, capito, tutti un po' fighetti quando escono di giocare, tutto lo spogliatoio, vestire in maniera indecente. Alcuni addirittura appunto con un tipo di gonnellino scozzese proprio a livelli di golf. E poi con questi calzettoni, poi sopra non c'entrava niente, poi un berretto. Il berretto, sì. C'è anche il berretto obbligatorio? No, non è obbligatorio, il berretto almeno quello è facoltativo. Perfetto. È opzionale. Però le mise sono sicuramente importanti da vedere. Esatto, un'altra cosa importante, non si può giocare con le scarpe da calcio,
perché i campi da golf sono sacri e quindi le orbite del campo li rovineremmo, certo. Esattamente. Quindi ci vogliono scarpe da tennis o da calcetto. Okay. Sono... con della suola particolare, proprio come quelli che giocano ad esempio in tennis in terra rossa, che devono averla sotto liscia la suola, oppure scarpe normali da tennis? Non è importante, vanno bene anche le scarpe da calcetto che hanno dei piccoli chiodini sotto, l'importante è che non sono scarpe da calcio. I 6 e 13 tacchette, altrimenti poi riempiremo di buchi il campo. E lo dovreste rifare ogni 15 giorni. Sì, pagare più che altro. E siccome costano abbastanza i campi da golf, noi non guadagniamo nulla. È un hobby, direi che non è il caso. È meglio evitare, esatto. Okay. Per quanto riguarda i contatti, come spiegavo prima, si può mandare un'email a vassofootgolf@gmail.com oppure chiamarmi al numero 328-096-4214. Okay. Per quanto riguarda le iscrizioni e per quanto riguarda il team, quindi il Vasto Foot Golf Team. Per quanto riguarda il sito nazionale dell'Associazione Italiana Foot Golf è www.footgolf.it, molto semplice. È semplicissimo. Molto semplice, esatto. Per chi non l'avesse seguito, poi comunque c'è la puntata che andrà in replica, quindi potrete anche riseguire e riascoltare le parole del presidente, in questo caso Alessio De Felice, e praticamente parlare di golf, il numero di telefono, il contatto a cui rivolgersi. È uno sport che è in continua evoluzione. All'inizio, anni fa, era comunque in sordina questo sport. È non vero. Si conosceva, in Abruzzo soprattutto non era conosciuto, magari più in regioni del nord. Guarda, la percentuale di incremento di giocatori come sport più grande del mondo. Cioè non c'è uno sport che sta crescendo di più del foot golf a livello di iscritti e di praticanti. Quindi evidentemente è divertente anche come sport, è proprio anche questo spirito di aggregazione, comunque anche il fatto di non dover andare lì e per forza dover vincere un campionato del mondo, esatto. O chissà, magari dover avere quale traguardo o quanti soldi e risvolti, che può portare a divertirsi anche un po' di più. In ogni caso, questo fatto che comunque è uno sport che praticano 500-600 persone in tutta Italia dà anche la possibilità di ottenere ottimi risultati già dall'inizio, visto che comunque è uno sport arrivato in Italia nel 2012, quindi veramente molto giovane. Questo è il secondo campionato, questo 2014. Per quanto riguarda il 2015 ci sarà un'importante novità. Abbiamo appena stretto un accordo come Associazione Italiana Foot Golf con il Golf Club San Donato all'Aquila, e quindi anche in Abruzzo abbiamo il primo campo da foot golf. Adesso stiamo cercando di mettere a punto il percorso di gara. È un golf club stupendo, pieno di falsi piani, alti e bassi, colline, cioè è qualcosa di veramente spettacolare tra le montagne. E io invito tutti ad aprile e a settembre, che ci saranno le due tappe del campionato interregionale e nazionale, a partecipare a queste appunto due tappe abruzzesi. Gabri, dobbiamo andare, ci dobbiamo far dire le tappe, dobbiamo iniziare subito perché possiamo arrivare un po' più in alto, altrimenti poi inizia a evolversi e noi arriviamo troppo in basso. Vale, per chi vuole provare ed ha veramente tanta voglia, il 22 novembre andiamo a Montecatini Terme, come abbiamo detto prima, quindi chiunque volesse iscriversi per poter partecipare alla prima gara. Il 15 novembre scadono le iscrizioni anche per un motivo logistico, per preparare la trasferta. In base a quante persone siamo, vediamo con che mezzo andare. E chiunque volesse partecipare, quindi provare, può contattarmi a questi numeri e le darò tutte le indicazioni. Vediamo lentamente il numero di telefono e l'indirizzo mail. Allora, il numero di telefono è 328-096-4214 e l'indirizzo email è vastofootgolf@gmail.com. Perfetto, perché comunque è una bella iniziativa. È sorto da poco anche. 2 mesi. Da 2 mesi abbiamo già avuto, io ormai lo dico abbiamo perché è come se fosse di Vasto, il primo risultato storico del foot golf Vasto con una donna. Aspettiamo quindi che da Montecatini ci dicano che arrivano anche buone notizie da parte degli uomini. Dalla parte degli uomini andiamo a prenderci questo premio in terra toscana. Se posso dire un'ultima cosa. E proprio per coinvolgere la maggior parte delle persone, perché a me non piace decidere tutto da solo, certo. Ho creato un'iniziativa sulla creazione del logo del Vasto Foot Golf. Carina. Che prenderà il via nel gennaio del 2015, e quindi da ora fino al 31 dicembre saranno valide tutte le iniziative e tutte le idee per creare il logo della nostra squadra. E sempre con la stessa tipologia di come per l'iscrizione, mandare un'email al vastofootgolf@gmail.com con una bozza del logo o anche un logo già pronto. Chi dovesse vincere
vince una prova se dovete no. Magari non paga l'iscrizione a un torneo. Al primo torneo. Diamogli almeno un gelato. Abbiamo anche qualcosa dove si può mangiare. Noi pensiamo anche alla parte del mangiare, che si può fare magari un terzo tempo. Guarda, ci sono i country club proprio dentro. Io li ho visti questi. Che sono stupendi. Esatto. Un po' costosi. Un po' costosi, quindi non prendiamo niente se non una birra. Però magari per chi non vuole spendere troppo, il pranzo al sacco è sempre un'alternativa. Gradito. Infatti ne ho visti tanti nei video che comunque si portavano il pranzo e i panini. Sono i country club, sono bellissimo. Veramente belli. Io davvero ne ho si vale uno la pena. Anche a Miglianico, qui in Abruzzo, dove c'è il campo da golf. Sono veramente comunque dei posti. Speriamo di convincere i nostri amici di Miglianico. Dai. Ad adattare il proprio terreno di gioco al foot golf, anche perché lo voglio dire, perché poi magari sembra che si vada a rovinare il campo da golf. In realtà le buche vengono scavate nel fairway o nel rough, che sono due tagli che non sono nel green, due tagli d'erba che sono erba più alta, quindi non si va a inficiare sul green del golf assolutamente, anzi lì non possiamo metterci piede, quindi perché è assolutamente sacro, e i costi sono zero per chi ha un golf club. Quindi sarebbe bellissimo se, crescendo in Abruzzo, il movimento si allargasse proprio anche inserendo Miglianico. Non abbiamo tantissimi campi da golf, però quelli che abbiamo, sono anche sfruttiamoli a una certa maniera, cerchiamo di sfruttarli. Miglianico è famoso, insomma, per la bellezza anche appunto del country club, dove spesso organizzano anche manifestazioni, eventi, proprio serate. La scorsa settimana hanno svolto un gran torneo internazionale di golf. Quindi sarebbe bello farci giocare anche il foot golf. Ringraziamo quindi Foot Golf Vasto. Grazie per essere qui con noi, e li riospiteremo dopo comunque la gara anche che andrete a fare a Montecatini, sperando di avere buone notizie. Magari ci porterai dei video, delle foto che noi mostreremo, in modo da far vedere anche le vostre prestazioni. Sicuramente una foto anche tutti vestiti in quel magari modo. Se qualche fotografo professionale, professionista vuole venire con noi anche solo per farci le foto, sarete ben accetto. È ben accetto, e noi anche accettiamo i video e le foto del Foot Golf Master, e gli facciamo un in bocca al lupo intanto. Grazie mille. A voi buon proseguimento con i programmi di Agora Music TV.